Eccoci a Senza Sconti, la trasmissione che non fa sconti ovviamente, ma soprattutto che non le manda a dire a nessuno. Con noi quest'oggi l'onorevole Licia Ronzulli di Forza Italia, ben ritrovata Ronzulli. Grazie. Allora, già eurodeputata, diventata celebre in tutta Europa e diciamo anche di più, per aver votato al Parlamento europeo con in braccio sua figlia, giusto? Sì. È considerata una delle donne più vicine a Berlusconi e ovviamente ci dirà tutta la verità riguardo sempre alle nostre... Sempre la verità, soltanto la verità. Quindi nessuna bugia. Lo giuro. Ecco, già un giuramento come fossimo in tribunale. E allora io partirei subito con la nostra raffica di domande all'onorevole Ronzulli. Le chiedo subito un commento sul governo Renzi. Da 1 a 10 mi dia, anzi su Matteo Renzi, mi dia un voto da 1 a 10 su Matteo Renzi. Va sdoppiato questo voto, bisognerà fare la media. Potrei dare un 8 per la così concretezza, determinazione, questo suo modo, questo piglio, diciamo così, decisionalista, ma poi un 3 per le cose che in teoria non ha fatto, perché un conto è dire, un conto è annunciare, un conto poi è fare, quindi 8, bisogna fare la media, tra un 8 e un 3. Beh, sentendo i suoi voti mi viene in mente che Berlusconi e Renzi sono la stessa cosa, hanno fatto la stessa cosa. Beh, no, politicamente parlando. No, direi di no, perché Berlusconi... Ha promesso tanto e ha fatto poco. No, non è vero, non è proprio così. Se analizziamo tutto quello che è stato fatto nei vari governi Berlusconi, ha fatto tantissimo per questo paese, quindi oltre ad avere, per carità, sì, concretezza, è sicuramente una persona così, anche lui dal piglio forte, ma... ha messo anche in pratica tante cose, cosa che al momento di Renzi non possiamo dire. Mi scusi Oliva, non so politicamente dove parlando, vivo qua purtroppo, politicamente parlando, Berlusconi e Renzi sono la stessa faccia, la doppia faccia della stessa medaglia, insomma? No, no, decisamente no, assolutamente no. È contenta che Forza Italia sia la stampella esterna di questo governo? Forza Italia non è la stampella esterna di questo governo, Forza Italia sta facendo opposizione, un'opposizione consapevole ma anche intelligente e quindi anche responsabile. Una finta opposizione. No, guardi, opposizione non vuol dire sempre no to cure, non si dice no a priori, non si dice no tanto per, si dice no se vale la pena di dire di no, se ci si crede, ma evidentemente se ci sono delle cose per cui vale la pena dire di sì. Quindi per lei il ci paese, esclude che Forza Italia sia la stampella di questo governo? Lo escludo. No, tanto per dirlo ai suoi ex colleghi di NCD? Di NCD, certo. Della Lega? Beh, no, in questo momento NCD è al governo con governo la sinistra. Quindi... Però sostengono che Forza Italia sia comunque una stampella. La Lega lo dice un giorno sì e l'altro pure. Vabbè, la Lega ha bisogno di tirare sul consenso e lo sta facendo. Evidentemente lo sta facendo e utilizza anche questi metodi propagandistici. Però la realtà poi è un'altra. I fatti sono... non mi pare... non abbiamo mica votato la fiducia, no? Quindi... Berlusconi politicamente è un uomo finito, secondo lei? Assolutamente no. Ancora qualcosa da dare in politica? Ha molto da dare ancora. Senta, però penserete mica di ripresentarvi, penserete mica di ripresentarvi alla prossima tornata elettorale ancora con Berlusconi? Purtroppo in questo momento, se dovessimo andare al voto domani, non possiamo farlo, come lei ben sa, in questo momento al presidente Berlusconi è stato impedito di essere votato e di votare, quindi è ovvio che domani, ipoteticamente, domani elettorale, non possiamo andare a votare con lui. Nel momento in cui dovesse arrivare da Strasburgo una sentenza diversa da quella che... è stata data qui in Italia, per noi Berlusconi rimane ancora il leader indiscusso non solo del nostro partito. Ma quindi non lo cambiate, non lo rottamate? No, perché dobbiamo rottamare? Perché non è che rottamazione... Ma può competere ancora rottamazione con un Renzi quarantenne? Non è sintomo Berlusconi di, può competere con un Renzi quarantenne? Miglioramento, al massimo di cambiamento, ma sì. Mi risponda. Ma certo, l'esperienza di solito vince sulla così... Quindi non è ora di cambiare Berlusconi? Ma no. Assolutamente. Però, scusi, porti pazienza, ma anche preparare un se nuovo... Se ne faccia una ragione, Oliva, anche no, lei. Ho capito, io me ne faccio una ragione, ma preparare un nuovo Berlusconi non sarebbe comunque una strategia? In questo momento non si pone il problema, non è sul piatto, non sentiamo la necessità di preparare il cammino con un nuovo Berlusconi, perché a noi va bene Berlusconi, perché tutto il partito riconosce solo Berlusconi come leader e quindi creare una seconda via in questo momento non... Azzerare Forza Italia, ho sentito parlare di questo. Lei che cosa ne pensa? L'ha sentito da qualche suo collega che ha scritto cose non vere, probabilmente. Non si sta pensando di azzerare Forza Italia, perché azzerare
comunque, come dicevo prima, un contenitore ricco e di esperienza non è mai un buon segno. Ma non è un partito un po' troppo litigioso? Vabbè che no. Gli esempi anche dalle altre parti non mancano. No, non è un partito litigioso, è un partito che ha diverse anime, come spesso accade. A me fa un po' ridere in questi giorni dove mi invitano in trasmissioni a commentare le discussioni che ci sono all'interno del nostro partito, perché fino a qualche anno fa l'unica cosa che riuscivate a dire era Forza Italia, in Forza Italia non c'è il dibattito, in Forza Italia non c'è il confronto, in Forza Italia c'è uno che decide per tutti, ed eravamo tutti dei burattini, tutti delle marionette. Ora che il confronto c'è, esiste, è palpabile, è reale e serve, perché il confronto più o meno, diciamo così, forte, rende, cioè, aiuta. Quindi è una cosa positiva, sta dicendo. Per me è, sinonimo di cambiamento. Oh, per me i controcanti vari possono sicuramente aiutare, ecco, quando poi diventano probabilmente un po' troppo lunghi e fini a se stessi, no. Le manca il Parlamento europeo? Sì, devo essere onesta, sì. Qual è la cosa più che le manca di più di questo Parlamento europeo? Ah beh, sicuramente tolti i rapporti personali con tantissimi deputati di altre nazioni, mi manca il poter dare il mio contributo e per il mio paese e all'interno comunque del Parlamento europeo, però devo dire che proprio in termini così palpabili mi manca il confronto continuo, diretto, giornaliero con delle realtà completamente diverse. Senta, dall'Italia. Ma allora perché secondo lei gli elettori di Forza Italia, qui non stiamo parlando di altri elettori, ma quelli di Forza Italia, hanno scritto sulla scheda elettorale il cognome di altre persone e non quello di Licia Ronzulli? Ma questa è la politica, questa è la democrazia, insomma. Ma si sarà fatta una domanda per darsi una risposta e migliorare magari per un domani? Sì, diciamo che una grande donna che si chiamava Isabella Riondino, di Margherita di Savoia, nonché mia nonna, diceva che i panni sporchi si lavano in casa e io continuo a fare così. Quindi non ce lo vuol dire? No, diciamo che... Cioè, perché hanno preferito gli altri candidati di Forza Italia? Ma non perché saranno stati più bravi, saranno stati più bravi. Più bravi di lei? Sì, indubbiamente più bravi di me. A comunicare forse sì, dai. Quindi c'è modo di migliorare su questo? Ma c'è sempre... Cioè, questo è il suo obiettivo, migliorare nella comunicazione, diventare brava come gli altri. Di migliorare, sempre. Allora, dagli errori si impara. Probabilmente, sicuramente ho fatto degli errori in questa campagna elettorale che... Forse sono stata troppo buona, questo è stato un grande errore, ma che non rifarò mai più. E mi sono fidata. Sì. Nella prossima legge elettorale, allora, meglio le liste bloccate o meglio le preferenze? Allora, io... Visto che lei dalle preferenze è stata fregata. Sì, però distinguerei, nel senso, io non sono totalmente sfavorevole alla preferenza. Quello che secondo me invece va cambiato è la preferenza all'interno di un'elezione di un macro collegio così grande come quello per il Parlamento europeo. Non ha senso avere 4 regioni da seguire e dove devi andare a prendere delle preferenze su un territorio che comprende milioni di elettori. Mentre, anche perché vorrei ricordare, l'Italia è l'unico Stato su 28 che ha ancora questo tipo di elezione al Parlamento europeo. Tutti gli altri colleghi in tutti gli altri Stati che compongono l'Unione hanno delle liste bloccate. Perché? Perché il parlamentare europeo di fatto non fa un lavoro un po' più tecnico, no? È meno politica interna. Ma su quello nazionale, Ronzulli, liste bloccate sì o liste bloccate no? Non ho capito. Allora, sul piano nazionale direi che, per come per esempio è stata in questo momento messa in grembo la legge elettorale sull'Italicum, prevede dei piccoli collegi. In effetti il piccolo collegio dà la possibilità all'elettorato di conoscere il proprio rappresentante, perché se sta sul territorio. Quindi sia la preferenza, se così. Beh, in questo momento non c'è la preferenza, però francamente non mi spaventerebbe nel piccolo collegio. Cioè, è vero che il parlamentare deve essere in qualche modo sul territorio, come si diceva, si deve sporcare le scarpe, deve stare a contatto delle persone, però è anche vero, signori, che le liste non le fa Gesù Bambino, le liste le fanno i partiti. Onorevole. Quindi sono i partiti che scelgono chi candidare. Onorevole, dicesi, Vaiassa? Ah, dunque, bisognerebbe chiederlo a qualcuno che è napoletano. Io, però, io sono pugliese, ho un altro termine per dire più o meno la stessa cosa. Ma cosa vuol dire questa parola? Vuol dire persona che sbraita, che urla, un po' volgare, che urla in strada, credo.
non con qualche accezione ancora più negativa? È una donna molto volgare che urla in strada, se lo chiediamo a uno di Napoli. Poi se ha preso delle accezioni più negative nel tempo, sì, comunque ricordo perfettamente chi me l'aveva. No, perché infatti l'onorevole Alfano in Europa la chiamò Sonia, in questo mica modo? Sonia perché Alfano. Sono... Perché io l'ho interrotta durante un suo intervento in aula. Lei aveva chiesto il tempo di parola, come si fa quasi sempre a fine di ogni votazione in Parlamento europeo, e l'argomento era tutt'altro e lei utilizzò quei 2 minuti, perché noi abbiamo soltanto 2 minuti per parlare in Parlamento europeo, per parlare di un tema nazionale. Si parlava ai tempi della fiducia votata al governo Berlusconi nel dicembre 2011, credo, più o meno, non ricordo precisamente. Onorevole, ma si sente una vagliassa? Ma no, non sono una vagliassa. Ho interrotto urlando perché non sembrava corretto raccontare all'universo mondo una bugia sul governo italiano e sulla democrazia in Italia. Lei stava raccontando cose non vere e che in qualche modo insomma descrivevano un paese come non era. Quindi l'ho interrotta urlando, perché era però senza microfono, e quindi... Vedo arrivare una domanda dalla nostra redazione. E lei mi chiamò vagliassa, ecco. Ecco, vedo arrivare una domanda dalla nostra redazione. Ha più nemici in Forza Italia o fuori dal partito? Vabbè, non mi piace la parola nemici, diciamo così. Avversari? Beh, la nostra redazione chiede nemici. Non mi piace nemici, non mi piace proprio il tipo di accezione della parola nemico, però diciamo che ho più persone che avversari, come le chiama lei, sicuramente dentro il partito. Sicuramente beh, dentro fuori il partito. Uno se li sceglie gli amici. Scusi, beh, allora me ne dica almeno uno, un nome di un avversario nel partito. Ma no, ma poi, ripeto, l'avversario può anche essere... Ma nel partito? Può aiutare anche a costruire... Benissimo. Però siccome ne ha di più nel partito, me ne dica uno. No, dico, ne ho solo nel partito, perché fuori non scelgo di andare a braccetto con chi non mi trova simpatica. Fuori vado a cena o in giro solo con gli amici. Un nome, onorevole? Non se ne fanno nomi. Come non se ne fanno nomi? Però qui deve essere sincera, almeno una. La più grossa, il più grosso avversario. Vabbè, l'aiuto un attimo. Perché lo sa lei? No, non lo so. A me viene in mente di una collega eurodeputata, sua, di Forza Italia, che l'ha definita una persona poco meritevole e sostenuta dal partito. Ah, guardi, talmente sostenuta dal partito che sono fuori dal Parlamento europeo. Anche quest'altra leggenda... che dovevo essere eletta per difendere chissà quali segreti, è stata finalmente... Ma lei fatata. Ha combinato qualcosa in politica in questi anni? Sì. Sicura? Da quel punto di vista? Dal punto di vista del lavoro di politico? Ah sì, io in Parlamento europeo ho fatto tantissimo. Il problema è, come dicevo prima, anche che quello che facciamo al Parlamento europeo non interessa molto, è molto distante, viene percepito come una cosa... molto lontana dalla vita quotidiana, e quindi anche perché in effetti ci si mette tanto tempo, a volte serve una legislatura intera per portare a casa un documento, e a volte ce ne si mette anche due, quindi mi rendo conto che il lavoro fatto al Parlamento europeo non è un lavoro che paga nell'immediato. Senti, ma lei si sente una miracolata della politica? Allora... ho detto che dovevo dire la verità. Tutta la verità, ha giurato in apertura. Allora, sicuramente... È una miracolata della politica? No, non sono una miracolata della politica, torno a dire, altrimenti ora sarei seduta sullo scranno e non su questa poltrona. Ma quando ha cominciato bellissima. A far politica? Diciamo che forse ho avuto la fortuna di entrare, è brutto forse dirlo, ma dalla porta principale, magari non... dalla porta di servizio, come invece ho visto tantissimi militanti fare, cioè non ho fatto forse tutta il percorso che parte dal consiglio di zona e arriva al consiglio comunale. Ho fatto una gavetta differente, io ho lavorato sempre. Potrebbe essere un mea culpa, quando prima diceva magari. No, non è un mea culpa, perché non tutte le persone devono necessariamente arrivare dalla gavetta politica. Io ero l'esempio di una persona che arrivava dalla società civile, questo sì. Cioè la mia candidatura nel 2008 alla Camera e nel 2009 al Parlamento europeo era così giustificata, infatti. Cioè non sempre ci sono persone che arrivano ad elezioni arrivando appunto dal consiglio di zona, ma persone che hanno dato un contributo nella società civile o che comunque hanno un'esperienza, un bagaglio da poter portare. Licia Ronzulli si candida a sindaco di Milano. È una provocazione o c'è qualcosa di vero? Non so, lei dove l'ha sentita questa? E l'ho letta, pensi? Ah, addirittura? Sì. No, penso che sia una balla.
Una balla, quindi lei non ci ha mai pensato? No, non ci ho pensato, ma un anno e mezzo possono capitare tante cose, vedremo. Quindi in un anno e mezzo potrebbe arrivare a pensarci, qualcuno perché a no? questo punto gliela suggerita. No? Senta, se Matteo Salvini dovesse candidarsi a sindaco di Milano, lei è pronta a sostenerlo? Lo voterai domani. Domani, perché senza cosa... un candidato di Forza Italia, si intende? Certo, quindi sarebbe pronta a sostenere... Se Forza Italia deciderà di non avere un candidato di Forza Italia e di sostenere Matteo Salvini, ovviamente sì che lo sosterrei. Perché? Beh, perché in questo momento Matteo Salvini racconta quello che la gente si vuole sentire dire a Milano, la verità, cioè racconta di una Milano ormai totalmente degrado, senza strutture, senza servizi, con Pisapia che ha ridotto Milano ormai a, se non fosse per l'Expo che arriva tra qualche mese, probabilmente non avrebbe più neanche il lustro che merita. Quindi anche a partire dai temi dell'immigrazione, della casa, dei servizi non dati, Matteo Salvini in questo momento sta cavalcando un'onda che qualcuno può chiamare demagogica, qualcuno può chiamare... Però lei lo sosterrebbe, sarebbe pronta a sostenerlo. Sì, perché Matteo peraltro conosce bene Milano, ha fatto il consigliere di Milano e sarebbe credo un buon sindaco. Onorevole, a proposito di conoscere cose, mi elenchi 6 nomi di ministri del governo Renzi. Così a caso? 6 nomi. No, perché D'Alema ha detto che nessuno li sa sti ministri quali sono. Chi? D'Alema. Ah, ma non so, bisognerebbe chiederlo a D'Alema. Allora, no, lui l'ha detto, che nessuno conosce i ministri del governo Renzi. Facciamo allora, una prova. Federica Guidi. Ok. Maria Elena Boschi. Sì. Giannini. La Giannini. Aspetti, vabbè, Padoan. Mr. Padoan. Mettiamocelo. Siamo a 4? Sì, ne mancano 2, almeno 2. Aspetti, li so, li so quasi tutti. Devo fare solamente locale, aspetti un secondo. Lorenzin. Siamo a 5. Alfano. Siamo a 6. Ah beh, ce l'abbiamo fatta. Con un po' di difficoltà. Devo fare un minimo. Soprattutto nei confronti dei suoi ex alleati, perché la Lorenzin e Alfano sono stati i vostri alleati. Le cose difficoltà con loro. Si rimuovono di solito le cose negative. Senta, le faccio altri 3 nomi di ministri. Sembra di rimozione. No. La Madia, la Boschi e la Mogherini sono brave. Brave e belle o solo belle? Ma io francamente vorrei uscire da questo cliché che ormai ha stufato e anche abbastanza sessista. Però ha sentito la Bindi cosa ha detto. Appunto, bisognerebbe chiedere, cioè la Bindi ha fatto un grande autogol. Mm. Cioè ci lamentavamo quando Berlusconi faceva, cioè ci si lamentavano quando Berlusconi faceva qualche commento e adesso è addirittura la Bindi che si così regala questo autogol nel definire le ministre più belle che brave. Lo trovo sessista. Ma secondo lei come sono? Però al di là del sesso dobbiamo cercare di capire se stanno facendo francamente, qualcosa. Io non penso che siano brave, no, altrimenti cioè se penso che io parlo per esempio della Mogherini, che è quella che ho seguito un po' di più dal punto di vista dell'attività perché interessava un po' di più a me essendo io in Europa. Non è un ministro all'altezza di fare il ministro degli esteri e addirittura adesso il commissario per l'alto rappresentante per la politica estera europea, quindi non trovo che sia così preparata. Ma e perché allora quando Berlusconi mise delle donne anche molto interessanti dal punto di vista fisico venne così criticato e appunto, queste critiche perché non arrivarono, perché non sono arrivate a Renzi? Perché questo è il classico esempio della doppia morale, del doppio pesismo a parte di sinistra. Rosy Bindi. Sì. A parte Rosy Bindi, che però tu dici ha sbagliato. Ha sbagliato. Ma quegli altri sono doppio pesisti. Diciamo che quando è successo a noi nessuno si stracciò le vesti per questo, no? Quando la Carfagna, la Gelmini venivano bollate in modo davvero discriminante, diciamo. Onorevole, mi faccio una confessione. Ha mai votato a sinistra? Mai. Ho votato più a destra di quello che voto adesso, se lo vuole sapere, ma mai a sinistra. Ah, più a destra di Forza Italia, sì. Ma mai a sinistra. Sì. Qui non ha mai neanche pensato di votare a sinistra. Io, mai, impossibile. Però. Non fa parte del mio DNA. Senta, le chiedo un'altra cosa che riguarda Berlusconi. Berlusconi, secondo lei, verrà ricordato come il miracolato da Craxi, un evasore fiscale oppure un puttaniere? Un grande statista, la quarta, che lei non ha citato. Ma tra le 3? Non esiste. Non esiste. Qui adesso è lei che non racconta la verità. Cioè, andava messa la quarta, un grande statista, gliela scrivo io così le facilito il lavoro.
Ecco che arriva un'altra domanda dalla redazione. Partecipa ancora alle cene eleganti di Arcole l'onorevole Licia Ronzulli? Certo che sì. Sì? Eh sì. E come sono queste cene eleganti? Perché insomma, mai capito, ognuno ha dato la sua versione, onorevole. Sono molto eleganti, nel senso, dal punto di vista del servizio, della forma. Berlusconi è una persona molto attenta all'ospitalità, è una persona estremamente generosa e che vuol far sentire l'ospite davvero a casa e quindi utilizza tutto quello che può utilizzare per far sentire qualcuno davvero a suo agio e sono cene, quando mangio a casa di Berlusconi a cena, intanto dal punto di vista del menù impeccabile devo dire. Si ma quante bene. Sono? Cioè c'è una frequenza al mese? Ma le mie? Le cene eleganti con Berlusconi? Ma, no, ma non è che esiste una frequenza perché non esiste un calendario, non è che c'è un cliché cene eleganti, stasera va modalità cene eleganti, non funziona così, non esiste una modalità. Se dovessimo fare un bilancio mensile una volta al mese, due volte al mese, tre volte al mese. Ma no, dipende quando lui ha ospiti, che discorsi. Se ah, ogni volta che ha ospiti lei è presente? No, ah no, parlava di me. Sì, no, ho certo. Capito. Boh, adesso sono stata 10 giorni fa? 10 giorni fa. Senta, che cosa pensa dell'assegno che ogni mese Berlusconi stacca per l'ex moglie Veronica Lario? Trovo che sia eccessivo. Trovo che sia davvero eccessivo. Perché? Se vuole ricordare la cifra, diciamo che si vive benissimo. Lo ricordi anche, lei perché io... Milioni di euro, adesso, da 3 milioni che erano al mese, adesso sono passati a 2 con una sentenza di qualche settimana fa. Obiettivamente, indipendentemente dal patrimonio, trovo che sia una cifra con cui possano vivere 200 famiglie, 300 famiglie, 400 famiglie. Cioè, quindi un'esagerazione. Beh sì, trovo che sia un modo per tirare via a lui del patrimonio. Quindi Veronica Lario sta cercando di spennare Berlusconi. Vabbè, non ha deciso Veronica Lario, ha deciso, beh, però, ha deciso l'avvocato col giudice, però la richiesta arriva da lei. Credo, perché se non li volesse questi soldi potrebbe anche rinunciare. Ma sa, lì si entra in dinamiche talmente personali e private dove francamente vorrei starne fuori perché vorrei che altrettanto facessero con me. No, ma rimanendone fuori, però secondo lei sta cercando di trovo che in generale non parlo di Veronica Lario, parlo in generale del tentativo che c'è di attaccare il patrimonio di Berlusconi. Vedi sentenza di Benedetti, vedi assegno di mantenimento, perché in effetti è un continuo attingere al patrimonio. Quindi per lei Veronica Lario è una donna che ha sofferto o una mantenuta? Per me è una donna che ha sofferto comunque. Ha sofferto tanto secondo lei? Non lo so, però da persona che ha subito un tradimento posso dire che si soffre parecchio. Poi bisogna capire le cause, ogni situazione familiare è una situazione a sé, però credo che il dolore, non tanto per il... il dolore per una famiglia che si rompe è comunque un dolore che va rispettato e credo che, cioè, ed è un dolore molto forte. Quindi è una donna che ha sofferto. Ecco la nostra domanda dalla redazione. A quanti bunga bunga ha assistito l'onorevole Ronzulli? Guarda, questo lo mandano tutti però, sì, la nostra redazione è banale. Lo so, infatti la redazione devo dire che non ha molta fantasia però, non è mai arrivata una risposta a questa ma domanda. Ma come no, guarda, ci sono in tutte le interviste, in tutte mi dispiace deludere chi ci sta guardando da casa adesso, ma zero, la risposta è zero, perché bunga bunga, non ho capito cosa si intende, dovrebbe spiegarmelo lei cosa intende per bunga bunga. No, Berlusconi dice che bunga bunga è quella pratica dove c'è il travestimento. No, lui dice burlesque a un certo punto, disse Berlusconi. Non ho capito se c'entra bunga bunga col burlesque, io non ci ho capito mai niente. Io non ho mai assistito a cene di burlesque, travestimento, cose così, non ho mai assistito. Ma mi scusi, allora, quando a queste cene eleganti in cui lei dice di aver partecipato, la Minetti si vestiva da suora, lei da che cosa si vestiva? Io? Lei? Io non c'ero. Ah, non c'era? Ah, no. Io non mi vestivo da nulla perché non c'ero, non ho mai visto la Minetti che si trasformava o altre persone che si trasformavano. Quindi quindi quando c'era la Minetti che si trasformava, lei non c'era? Io ammesso no. Che fosse mai avvenuta questa cosa? Ammesso che esatto. Io non ho mai visto, nelle cene in cui ho partecipato io, ho visto travestimenti piuttosto che burlesque vari. Quindi a lei è mai capitato di travestirsi? No. A una di queste cene? No.
Ah. La ringrazio per la domanda comunque, no. A carnevale? Io ho sempre odiato carnevale, non mi travestivo neanche da ragazzina, pensi un po'. Quindi figuriamoci alle cene eleganti di Berlusconi. Senta, quando arriva ad Arcore e si imbatte in Dudù, e Dudù la vede, che cosa fa? Io? No, il cane. Abbaia, giusto, abbaia. Un cane, cosa deve fare? Scappa o le fa le feste? Gioca, perché tendenzialmente appena vede mia figlia si mettono, cioè Vittoria ha un amore per i cani davvero enorme. Ma questa è la figlioletta? Sì. Se lei arriva da sola, Dudù cosa fa? Abbaia. E come mai? Ce l'ha con lei? Ma no, abbaia perché è un cane, fa le feste. Però magari le fa le feste, la lecca. Sì, viene lì, certo, però abbaia, prima abbaia, poi si mette a girare intorno, poi cerca di aggrapparsi i pantaloni e poi... Ma è un cane buono, Dudù? Sì, è buonissimo. Ah, ecco. È morbidosissimo, pulitissimo. Ecco, ci mancherebbe. Onorevole, ha mai pensato di tornare a fare l'infermiera definitivamente? Io non ho, è una vita che non faccio l'infermiera, devo dire, quindi nel senso... è stata una professione che mi ha aiutato tantissimo perché mi serviva per mantenere gli studi e quindi per continuare il mio percorso formativo, che non faccio più però da diversi anni, più di 15-16 anni, molti di più adesso. Quindi, oddio, fa la politica di professione, quelli che diciamo, Berlusconi odia? No, perché io ho iniziato a fare quel lavoro lì che mi serviva, come dicevo, per pagarmi gli studi, perché ai tempi c'erano queste esigenze infermieristiche e pagavano anche per andarsi a iscrivere al corso di infermieri, pagavano ai tempi 800.000 lire. Quindi io lo dico sempre, non è una bella cosa da ricordare, ma non fui colpita dalla vocazione della missionaria, ma da questa voglia di indipendenza e di autonomia, per cui quel mestiere lì, che poi mi è piaciuto per per il periodo che l'ho fatto, mi è servito per gli studi, continuare, capito, a studiare, certo. E fare dovesse altri. Tornare quindi a lavorare e lasciare la politica, che lavoro farebbe allora a questo punto? Beh, io lavoravo in ospedale, ma facevo direzione del personale, quindi alla fine gestivo, diciamo così, delle sale operatorie, dei blocchi operatori, quelle che si chiamano aree critiche, ma adesso come adesso non ci tornerei solo per il fatto che ci vuole comunque dell'aggiornamento, quindi dovrei fare tornare a studiare per forza, formarmi meglio la politica e dovrei, più comoda, onorevole. No, non sto dicendo questo, okay. Sto dicendo semplicemente appunto che se devo tornare a fare quello e solo quello avrei bisogno di colmare un gap formativo di almeno 6 anni, però tolto questo ovviamente non credo che si possa vivere solo di politica, perché non è giusto, anche se porta via tanto tempo e tanta fatica e tante risorse, però ovviamente ho un progetto in testa che non dirò qua perché è troppo presto, così, perché sennò qui dovrebbe dirci tutto. No, appunto. Onorevole, qualcuno l'ha definita come la Rosy Mauro di Forza Italia. No, questo Rosy Mauro, è un errore suo, nessuno mai mi ha definito così. Rosy Mauro era la badante di Bossi. Secondo me si confonde. E lei quella di Berlusconi, mi confondo io, dice? Sì. Come si confonde? Mi confondo, non si ritrova in questa... No, no, nel senso che l'hanno purtroppo, cioè nel senso che questo l'hanno così appiuppato a qualcun altro, non io, in ogni caso anche nei confronti di altre persone, credo erroneamente, cercando di delegittimare il personaggio, la figura, la persona di Berlusconi, perché quando si danno questi tipi di... così di etichette, lo fanno un po' per depotenziare la persona che in quel momento è più vicina, ma soprattutto per delegittimare il leader. Questo lo trovo sbagliato, quindi a prescindere da chi venga data questa etichetta. Senta, mi dai una definizione degli uomini? Faccia uno sforzo. Aiuto, non sono in un momento storico della mia vita dove ho una grande... non so, io... Mi coglie impreparata, lo sa? Secondo lei gli uomini come sono? Dipende, gli uomini in generale o gli uomini con cui vivere una vita? Gli uomini in generale. Gli uomini in generale sono meno concreti delle donne, sono un po' più superficiali e a volte vivono in un mondo parallelo e quindi hanno bisogno della zavorra donna che li riporti a terra e li faccia vivere un po' di concretezza, un po' di... Vedo un po' di commozione, non voglio andare oltre. No, non sono commossa. Senta, lei ha mai tradito nella sua vita? No. Cosa pensa delle donne che tradiscono i loro compagni?
Questo accade sempre più spesso. Ogni caso è a sé. Ogni caso è a sé. Francamente non mi sento di giudicare nessuno. Beh, non la vedo poco convinta però, onorevole. E dipende dalle esperienze che uno ha vissuto. Però lei mi ha detto, io non ho mai tradito. Magari però sono stata tradita e quindi diciamo che è un argomento che in qualche modo... Però, ripeto, il mio caso non è il caso scuola e ogni situazione ha una situazione diversa e non voglio giustificare un atteggiamento che non mi piace, però... Quindi non lo condanna? Cioè dice no. Ognuno fa quello che si sente? Sì. Diciamo che in questo momento sto parlando la parte della carità cristiana che, in lei. E che in me e non la parte così. Vabbè, non voglio fare un'intervista intimistica perché queste domande sono quelle che facciamo a tutti quanti. Allora, onorevole, che cosa pensa degli uomini di 70 anni che hanno la compagna di 25 anni o l'amichetta di 25 anni? Ma questo vale anche, cioè, vedi sopra. Dipende, perché se sei innamorato... Ma cosa ne pensa? Ne penso che non mi, cioè, è una cosa che non mi toglie il sonno, nel senso, non sì, mi... Sì, ma a nessuno, ecco, però... Non mi, no, qualcuno guardi che purtroppo lo toglie il sonno, perché ci sono le persone fissate su questo che... Ma se due persone stanno insieme, stanno bene, hanno punti in comune, hanno hobby in comune, hanno visioni in comune e stanno bene, a chi devono rendere conto se non a loro stessi? Allora, guarda, un'altra domanda dalla redazione. Francesca Pascale è la donna giusta per Berlusconi? Casca fagiolo questa domanda. Secondo me questa domanda va fatta a Berlusconi, nel senso che chi meglio di lui può rispondere. Però è molto vicina, l'abbiamo fatto in apertura di trasmissione. Lei è molto vicina a Berlusconi, lei che sì. Lo conosce bene, secondo lei? Secondo me in questo momento Francesca Pascale è una donna che dà a Berlusconi, e ne ha data anche in questo anno terribile, molta serenità. Molta serenità, è una donna molto solare. È una donna sempre positiva, è una donna che non fa tragedie, che non si, anzi, è abbastanza anche risoluta. Quindi credo che in questo momento abbia la forza e la tenerezza giuste per stare vicino a un uomo così. Ma sta cambiando anche un po' il pensiero di Berlusconi, la vicinanza con la Pascale, perché lei ha detto sì alle nozze gay, sì alle adozioni gay. Una donna di Forza Italia, sì. Come l'onorevole Ronzulli, cattolica, cosa ne pensa del matrimonio? Cioè, ha ragione la Pascale, insomma, apriamoci sì alle nozze gay, sì alle adozioni gay. Allora, penso che indubbiamente ci sia da riformare il diritto di famiglia, perché ormai è obsoleto e risale a troppi anni fa. Trovo giusto che le coppie omosessuali possano essere riconosciute sia dal punto di vista legale, insomma, che dai diritti, e quindi un passo avanti bisogna farlo, perché non si può rimanere così anche anacronisticamente su posizioni che ormai non sono più quelle dei nostri tempi. Io dico solo che trovo, per esempio, in questi giorni abbiamo aperto un dipartimento sui diritti umani e civili guidato da Mara Carfagna, che quindi si occuperà di questo. Mi spiace che i tempi, ma forse non eravamo pronti, non era pronto il Parlamento quando Mara Carfagna faceva il ministro. Secondo me in quel momento si poteva portare a casa una legge un po' più moderna. Quindi sì al matrimonio, mi sembra di capire, no, sull'adozione? Diciamo, no, io non sono favorevole alle adozioni gay. Matrimonio, però come parola matrimonio? Ma chiamiamola come vogliamo, l'importante, quindi, è, che, l'importante è riconoscere i diritti a queste persone. Le adozioni no. E le spiego perché. Non arrivo al discorso due mamme e due papà, non mi interessa, sto a un livello superiore e dico, ci sono tantissime coppie di genitori che non riescono a diventare genitori per motivi così fisiologici e che aspettano ormai da troppi anni di adottare un bambino. Le pratiche sono terribilmente lunghe, la burocrazia è elevatissima, a volte scadono addirittura certificati e quindi devono ricominciare tutto un percorso. Siccome ci sono 24 famiglie per un bambino, allora quello che dico è chiaro. Diamo prima la possibilità a un uomo o una donna che onorevole. Non possono fisiologicamente concepire perché gli è stato impedito dalla natura di avere dei bambini. Mi poi per chiaro, carità, onorevole. Piuttosto che lasciare chi rema di più contro in Forza Italia? I conservatori. E chi sono? Ma qualche nome ce lo deve fare, però, se no stiamo a parlare di aria fritta, onorevole. Secondo lei chi è tra i più conservatori oggi? Ce ne sono, una grossa parte in Forza Italia ancora da questo punto di vista non riesce. Per esempio?
Ma per esempio l'avrà letto anche lei da non qualche... mi faccia leggere, l'ho letto io, chi? Ma adesso basta andare a vedere le agenzie. Ma non mi faccia andare a vedere le agenzie. Ma non mi va di fare un nome per tutti, lo trovo allora, assurdo. Ne facciamo due o tre e accontentiamo. Ma c'è una parte che è ancora molto così granitica su queste posizioni, però siccome bisogna accontentare, come dicevo prima, il nostro contenitore di Forza Italia è un contenitore che riunisce diverse anime. Bisognerà trovare la quadra, bisognerà trovare la linea comune che accontenti e i super laici e i super conservatori. Scusi, cattolici. Allora Raffaele Fitto per lei che cos'è in Forza Italia oggi? Mi dia una definizione. È un politico che ha capito che Forza Italia va cambiata? È un irriconoscente nei confronti di Berlusconi e uno stronzo rompiscatole? Ma per forza uno di questi tre, devo dire. Sì, certo, ovvio. Per forza, lei la quarta non la mette non mai. Non la metto mai. Mi ripeta allora, la prima. Allora, se è una persona che ha capito che Forza Italia va cambiata, se è uno stronzo rompiscatole oppure un ingrato nei confronti di Berlusconi. Guardi, però io non riesco a vedermi in nessuna di queste tre domande. Tirerei via secondo lo stronzo. Secondo me sì, onorevole. No, allora, lo stronzo rompiscatole no, nel modo più assoluto. L'ingrato neanche, perché credo che sia ben conscio della fortuna che ha avuto nel entrare addirittura nella squadra di governo di Berlusconi quando era ancora giovanissimo. Io direi che è una persona che ha deciso di parlare per una parte del partito che in questo momento magari vorrebbe un'opposizione più rigida, vorrebbe un'opposizione più forte, più violenta e che non condivide alcune linee. Ma lei li consiglia di rimanere in Forza Italia oppure dice se continua a protestare si allontani? No, io sono dell'idea che deve rimanere in Forza Italia, ma questo non è neanche, francamente, è una cosa su cui Raffaele Fitto non ha mai pensato un giorno di lasciare il partito. Vuole solo portare avanti delle opinioni che riguardano una. A proposito di ingrati, di traditori, onorevole, Gianfranco Fini ogni 3x2 dice che vuole tornare in politica. Ecco, quello invece che è meglio che se ne stia a casa. Che consiglio gli darebbe? Di starsene a casa. Starsene a casa? Sì, che vada al giardinetti e portare fuori, non so, cosa da fare. Ma credo che una persona così, ma poi è già tornato quest'estate, l'abbiamo visto con quel tremendo video in un campo da calcio, no? Sì, quello era il primo tentativo, adesso sai. No, basta. No, rimani a casa, dica qualcosa, ma magari ci stai ascoltando. No, non vorrei essere addirittura così irrispettosa. Però lo capisce anche lui che c'è un tempo per tutto. Gianfranco Fini, c'è un tempo per tutto, il tuo tempo in politica è finito. Mentre quello di Berlusconi no. Le storie sono decisamente diverse. Grazie a Gianfranco Fini abbiamo il risultato che abbiamo, cioè non vorrei tornare indietro. No, certo, ci mancherebbe. Qual è allora il politico magari di un altro schieramento che l'onorevole Ronzulli vorrebbe con sé in Forza Italia? Del Partito Democratico? Non lo so, scelga lei. No, mi piacerebbe, per esempio noi abbiamo perso che è andata nel nuovo centrodestra, abbiamo perso diverse persone che erano... Quindi un nome? Ma Nunzia De Girolamo, per esempio. Nunzia De Girolamo, quindi torna a casa. Onorevole, mi recita un pezzettino di A Silvia di Giacomo Leopardi? No, la prego, Silvia, rimembri ancora, non la ricordo più, sono una capra. Però all'inizio, già ci siamo. A Silvia, rimembri ancora? Non me la ricordo. Guarda, glielo dico io, io sono sempre stata rimandata in latino, in italiano, in matematica, le ho sempre portate tutte e tre. Addirittura, guardi, il primo anno pure in disegno tecnico, perché avevo copiato una tavola del Piraino, quindi ho detto tutto. Guardi, niente a Silvia, lasciamo perdere Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi. Senta, onorevole, il Parlamento europeo è diventata famosa per quello che ha fatto o per aver portato con sé sua figlia Vittoria? Beh, le due cose, diciamo che l'icona mamma e bambino in Parlamento è una foto che ancora oggi, a distanza di anni, torna e per cui mi chiamano. Cioè, addirittura mi hanno chiesto un'intervista dal Giappone quest'estate, perché per esempio lì non avevano una maternità così garantista come l'abbiamo noi. È ovvio che rispetto alla foto, ecco, cioè, non c'entra nulla questa domanda con quello che stavo appena dicendo. Ma sta arrivando. Cioè, pazzesco, comunque. La nostra redazione è irriverente. Irriverente, comunque diciamo che per esempio la battaglia che ho fatto sulla maternità e sul congedo parentale è una battaglia che rifarei domani. Ecco la domanda della nostra redazione. Onorevole, organizza ancora gli spostamenti e gli inviti per le amichette di Berlusconi?
Io ringrazio, non è irriverente la redazione, per una volta ha azzeccato la domanda, io la ringrazio tantissimo per questa domanda, perché la risposta è no, virgola, perché non l'ho mai fatto neanche prima. Quindi diciamolo una volta per tutte, non ho capito perché, sì, penso, diciamo che posso averlo intuito, ma non ho mai organizzato una festa, non ho mai organizzato una cena, non ho mai portato avanti dietro nessuno. Forse una volta che dovevo, c'era una ragazza che doveva venire allo stadio, un ospite del presidente che doveva venire allo stadio, che era senza macchina, e io mi ero offerta, perché sono gentile, ho detto passo davanti per stare l'otto, quindi non c'è problema. Chi, si può sapere chi era? Non lo ricordo neanche. Senta, ma quindi quando nel 2009 disse all'Espresso che non era mai stata a Villa Certosa nell'estate del 2008, senza tornare indietro, sì, era la verità o adesso, anni di distanza, magari ripensandoci, no, ma guarda, si è accorta, cioè, di aver detto una bugia, non lo so. Non ho detto nessuna cazzata, perché io lo ricordo benissimo. Mm-hmm. E lì c'è stato proprio un misunderstanding con Peter Gomez, che mi chiamò quel pomeriggio. Io ero appena arrivata in Parlamento da 2 settimane, non conoscevo praticamente neanche mezzo giornalista. Mi chiama questo e mi dice, tant'è che ogni volta che vedo Gomez in qualche trasmissione gli dico, guarda, hai fatto un'imboscata con quella telefonata, e ancora me la meni. Io non, se l'ho detto, e vorrei tanto risentire la telefonata, ero colta impreparata, ma era francamente impossibile dire una roba del genere, perché io a Villa Certosa ci andavo da anni con mio marito ai tempi, quando ero sposata, prima ancora quando eravamo fidanzati, da sola, con parenti, con amici, cioè, quindi io in Sardegna ci sono sempre andata in vacanza, quindi forse ho risposto così perché l'impatto, ma vorrei veramente sentirla, è 5 anni che sento parlare di questa telefonata e non la ricordo. Ricordo di aver detto scendo dalle nuvole, perché in effetti io non mi aspettavo. Lei ha tirato quella telefonata in ballo... però, ma andare a dire non sono mai stata, quando ci ho passato 10 anni. E... Onorevole, lei ha nominato il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano qualche settimana fa scrisse che lei è l'ultima delle precarie. L'onorevole Ronzulli, l'ultima delle precarie, perché non riescono a trovarne un posto in Regione Lombardia. Sì, ergo, bella, utilizzi la nostra telecamera per fare un appello al presidente Maroni. No, non faccio nessun appello al presidente Maroni, perché il presidente Maroni deve essere libero di decidere come crede della sua giunta, è lui il presidente della regione. Ma lei si sentirebbe pronta per fare l'assessore regione? No, io non sono sul piatto in questo momento, non so se faranno mai un rimpasto, se lo faranno, se un rilancio, come vogliono chiamare, francamente è una cosa che non mi interessa. Ma lei lo farebbe se glielo chiedessero l'assessore regione Lombardia? Allora, siccome non è una cosa di cui abbiamo parlato, decidere così in 30 secondi davanti a una telecamera non me la sento. Io al momento non ho velleità di questo tipo. È ovvio che se il mio partito mi chiede, io come sempre dico che sono a disposizione. Ecco, ma se dovessi scegliere un assessorato? Così stiamo facendo il gioco, sì. No, perché poi domani i giornali scrivono a Ronzulli vuole andare a fare l'assessore. No, non voglio andare a fare. Diciamo che... Perché cosa si viene più portata allora? No, però allora, facciamo così, facciamo un discorso più ampio, non per l'assessorato, ok? Sì. Diciamo che un tema che a me è sempre stato caro, tant'è che ho scelto quelle commissioni in Parlamento Europeo, per assurdo le sceglierei se fossi alla Camera, o sono commissioni che magari pagano poco in termini di consenso elettorale, perché non sono legati a nessun tipo di interesse economico, però sono quelle appunto dei diritti. Dei diritti umani, io Senta, sono stata in commissione donne e uguaglianza di genere. Una donna per arrivare ai livelli di primo piano in politica deve darla via a tutti i costi oppure può farlo diversamente? In politica? Sì. In generale nella vita direi. Non riesco a capire perché fa la differenza. In generale no. Cioè una donna, se arriva a un compromesso del genere, intanto sono fatti di questa donna qua. La nostra redazione interviene. Secondo lei Emilio Fede ha tradito Berlusconi? Lo chiede a Berlusconi. Non ho capito neanche la domanda, quindi... Cioè è un traditore di Berlusconi? Per cosa? Non lo so. Non... Per quella questione famosa dei soldi. Ah, e questo non glielo so dire davvero. Non ne avete mai parlato, lei? No. Che è molto vicina. Senta, Lele Mora portava a casa di Berlusconi delle soubrette, delle escort o delle semplici arrampicatrici sociali? Ammesso che lei mi ha detto che non ne ha mai viste. Appunto, stavo per dire, bisognerebbe che lo faccia... Però, parlando con il presidente... Ma sa, non è che uno quando parla col presidente parla di tutto quello che gli... Cioè, anche no, io francamente ho visto Lele Mora una volta in Sardegna a casa del presidente ed era da solo.
Allora, rimaniamo con un bel primo piano sull'onorevole Ronzulli, che io devo attrezzarmi. Oddio. Senta, cosa Marina Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi o Barbara Berlusconi? Chi è il più capace dei figli di Silvio? Sono entrambi, tutti e tre capaci in ambiti diversi. Per esempio, ma in politica, per esempio? Beh, in politica nessuno dei tre in questo momento, perché nessuno dei tre ha già provato. Se cioè, lei chi vedrebbe meglio dei tre in politica? Hanno tutti e tre caratteristiche che, cioè, allora, Marina è una donna di esperienza. Cioè, sei presidente di un'azienda da diversi anni, quindi ha in mano, diciamo così, l'esperienza dal punto di vista dell'imprenditore che sicuramente può servire. Pier Silvio anche, perché ormai anche lui è in Fininvest in Mediaset da tantissimo ed è una persona molto... Dovesse scegliere lei, onorevole? Ma perché mi vuole mettere davanti? A me direi un Berlusconi. Sempre il papà? Un Berlusconi. Ah, un Berlusconi, l'importante è che si chiami Berlusconi. Senta, dobbiamo chiudere, io intanto la ringrazio. L'ultima domanda è, lei ha fatto incazzare, possiamo dire così, molti del suo partito. Ah, sì. Per i famosi selfie... che si faceva i selfie con il presidente Berlusconi. Ci facciamo un selfie lei? Soprattutto a Pasqua, allora io le invito. Si fa un selfie con me Ma e certo. Poi lo manda Berlusconi e gli dice... Non glielo mando perché non ha il cellulare, glielo faccio vedere. Ecco il più bravo giornalista italiano? Sì, va bene. Dai, lei che è esperta, provi, aspetta, vediamo un po'. Vediamo. Facciamolo così. Aspetta, sul serio, lo facciamo sul serio, la foto, o dobbiamo far finta? Facciamo, allora. Sorride. Ecco. Ecco, sul BlackBerry bisogna girare, ecco, perché, ecco, non abbiamo... Facciamolo così. Uno, due, tre. Ecco. Perfetto, fatto. Ci piace? Ci piace, lo deve far vedere al Presidente, deve dire questo è il più bravo giornalista italiano. Grazie all'onorevole Ronzulli per... Però lei mi ha detto che devo dire la verità in questa trasmissione. E non è la verità. La lascio col dubbio, Oliva. E allora chiudiamo qui la nostra puntata, grazie per averci seguiti, alla prossima. Arrivederci.